Ciao ragazze, buongiorno, buongiorno a tutte. Allora, oggi video resinoso in collaborazione con il sito Bitpark. Bene, allora, questi sono gli stampi per realizzare le gocce sfaccettate. Come vedete, abbiamo tre misure di gocce, dalla più piccola alla più grande, ed in più le creazioni verranno già forate. Il codice di questi stampi è questo qui e come vedete ci sono ben 10 pezzi all'interno della bustina. Bene, poi mi sono preparata vari pigmenti, mi sono preparata anche queste scagliette colorate, vi faccio vedere il codice, poi foglia oro, poi pignata, poi questi pigmenti qui presi sul sito della Freak Emporium sono tre colorazioni, quindi lilla, celeste e rosa. Sono della linea Cotton Candy, quindi li ho comprati, mai utilizzati e quindi oggi voglio provare ad utilizzarli. Poi ho già colato la mia resina. Sono 30 grammi di componente A e 18 grammi di componente B, perché questa resina è la resina della Resin Pro, la trasparente. Bene, quindi adesso lascio riposare la mia resina 5-10 minuti e poi ci mettiamo all'opera. Ho utilizzato tutti gli stampi, ragazze, perciò sono 10 stampi da andare a vedere. Ecco, queste goccine sono da terminare, devo fare un ulteriore strato dietro. Allora, iniziamo da iniziamo da queste. Allora, eccola qui. Venuta veramente bene, bella, mi piace. Devo togliere questo eccesso, ma guardate come sbrilluccica. Poi l'altra è questa qui. Qui non abbiamo eccessi di resina. Oh, ma guardate come sbrilluccicano. Che belle che sono queste gocce. Poi questa, una e due. Oh, queste sono quelle che abbiamo fatto insieme nel video. Sono particolari, non sono il massimo, però carine, dai. Poi vediamo queste. Eccole qui, queste mi piacciono molto di più. Belle, veramente belle queste. Poi vediamo queste. Eccole qui. E qui ho utilizzato il pigmento Cotton Candy. Quello celeste insieme a una goccia di pigmento teal dei Pignata, e questo oltre alla foglia oro, e questo è il risultato. Belle queste gocce, belli anche questi stampi perché veramente vengono super lucide le creazioni. Poi, come vedete, vengono già forate. Poi andiamo avanti perché ho fatto queste. Io ho fatto un bel po' di gocce, ragazze, anche quelle più piccoline, quelle medie. Oh, bene, queste sono spettacolari, bellissime.
Di solito non uso mai il nero della pignata, questa volta l'ho voluto utilizzare. Queste sono le macchie del bianco e devo dire che non mi dispiacciono assolutamente. Belle queste gocce, ragazze, molto perfette. Poi andiamo a scoprire queste. Ok, questa non è venuta benissimo perché non si è attaccato bene il pigmento. Quindi questa, c'è anche l'altra, questa è l'altra, questa è leggermente meglio è venuta. Poi ci sono le piccoline, eccole qui, queste mi piacciono molto di più. Poi abbiamo due bianche e poi è rimasta questa da riempire e queste due piccoline che, come vedete, vanno finite di riempire. E poi ovviamente ci sono quelle due che non, che non sono il massimo, infatti queste, boh, ci farò qualche altra cosa. Bene ragazzi, allora ho limato le gocce, ho tolto i vari eccessi di resina e adesso andiamo a terminare e rifinire queste gocce. Ho preparato diversi elementi, allora le monachelle in acciaio dorato, questi castoni sono sempre in acciaio e proplaccati oro. Poi mi sono realizzata degli anellini con questo filo. Questo qui e niente ragazze, adesso cominciamo a lavorare quindi a queste gocce. Ah, ho preparato anche la colla Asolit e poi mi sono anche preparata queste due, praticamente sono due pasticche in pietra dura. Queste, se non sbaglio, è Giada, non mi ricordo ragazze, queste le ho prese da Hobby Perline, ma ora mi sfugge. Bene, allora qui come vedete ho già preparato il castone. Ora, e questi sono rivoli da 10 mm. Vi lascio il link anche di questi rivoli che sono veramente molto molto belli. Allora, iniziamo con l'inserire un pochino di colla Asolit all'interno dei castoni. Non ne mettiamo tanta, ne mettiamo una giusta quantità. Ok, in questo modo. Richiudo la colla così non faccio i danni, ragazze. Ok, così vi faccio vedere meglio. Ok, adesso cosa facciamo? Terminiamo la prima goccia. Quindi mi sono creata questa misura di anellino utilizzando queste pinze che sono veramente molto utili e ho usato questa misura, vedete questa qui. E poi ci servono le pinze a punta piatta, a punta di curva, insomma pinze per aprire quindi il nostro anellino. Quindi li facciamo, apro l'anellino, lo inserisco qui. Prima di mostrarvi gli orecchini, vi faccio vedere la bustina con i rivoli che ho utilizzato. E quindi questo è il codice. All'interno della bustina trovate 50 pezzi e vi lascio il link anche di questi sotto.
sono veramente molto molto belli, guardate. Allora, partiamo con quelli che abbiamo fatto insieme, quindi questi rosa oro, meravigliosi, meravigliosi. Belli, 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 belli. Poi ci sono questi. Sì, sono meravigliosi. No, sono belli tutti, mi piacciono veramente tutti, tutti, tutti. Poi vi faccio vedere quelli neri, quindi oro e nero. E comunque con queste pietre dure. Poi vi faccio vedere questi. Che ho montato con questo cipollotto 6x8 mm, belli anche questi. Qui non ho fatto il fondo bianco, ma l'ho fatto, ho praticamente fatto un'altra colata trasparente, però il fondo bianco ci sarebbe stato molto meglio. Poi passiamo alle due coppie di orecchini più piccoli. Allora, questi sono super semplici e li ho montati in questo modo, quindi anche qui un cipollotto 6x8 mm e comunque abbiamo le monachelle, sono sempre in acciaio 316, ma è acciaio color acciaio. Sotto abbiamo gli anellini sempre in acciaio e questo è uno spezzone di filo di rame. Quindi veramente super semplici. Però ora vi faccio vedere quelli bianchi, quindi le gocce piccole bianche, come le ho montate. Le ho montate in questo modo. E devo dire che mi piacciono tantissimo. Questi sono sempre i rivoli, aspettate, della bustina. Eccoli qua, sono questi qua sotto. Vedete che belli. E quindi il castone è sempre in acciaio placcato oro. Poi ci sono gli anellini che ho fatto con il filo che avete visto, questo qui. E poi le monachelle in acciaio 316, acciaio dorato questa volta. Quindi ragazze, questi sono tutti gli orecchini che ho realizzato con le gocce che ho creato con gli stampi, con questi stampi qui. Sì, sono da pulire, però mi piacciono tantissimo, veramente molto molto molto. Devo finire di montare questi, ma devo trovare un modo per farli risaltare molto di più, e alla fine anche questi qui. Quindi questa è la goccia media, vedete? Mentre questa qui, queste qui, insomma, questa e questa sono gocce più piccole. Potete sbizzarrirvi nel creare tutte le misure di gocce, quindi dal più piccolo alla più grande. Oltretutto vengono già forate, perciò è un lavoro in meno. E comunque, ragazze, possiamo creare degli orecchini molto particolari o anche dei ciondoli, perché queste grandi si prestano benissimo a diventare anche dei ciondoli. Quindi ragazze, io con questo secondo tutorial in collaborazione con il sito Bitpark ho finito. Fatemi sapere cosa ne pensate e quale tipo di orecchino vi piace di più. Devo dire che forse i miei preferiti sono questi, questi, questi e questi. Poi ci sono questi e per ultimo quelli lì. Bene, io vi saluto, vi mando un bacione resinoso. Trovate tutti i link nell'info box, trovate anche il mio codice sconto e il link del sito Bitpark. Noi ci vediamo con i prossimi video e vi auguro una buona giornata. Ciao!